Buongiorno a tutti. Ho deciso di accogliere subito la bellissima iniziativa del gruppo Archeologia Rimini e ho scelto di condividere una particolarità non a tutti nota della mia città, Lecce. Lecce può essere considerata un vero e proprio museo a cielo aperto e delle volte non basta guardare, soffermarsi su ciò che si ha di fronte a destra o a sinistra, ma bisogna cercare la bellezza anche in alto, come nel caso di questa storia. A pochi passi dall'Anfiteatro Romano e dal Teatro Romano, due grandi edifici di spettacolo che l'imperatore Augusto donò a Lupie, la Lecce romana, si trova un palazzo di periodo ottocentesco che presenta una particolarità che solo i passanti più attenti riescono a notare. Questa, come dicevo, questa piccola meraviglia si può vedere solamente in alto ed esattamente si trova all'altezza del primo piano del palazzo. Ci racconta una triste storia d'amore contrastato. Questa è una storia senza tempo e senza nomi, dal momento che non sappiamo chi siano stati questi sfortunati innamorati né quando vissero. Ad ogni modo si narra che vi sia stato un amore platonico tra due giovani che abitavano l'uno di fronte all'altro e che ogni giorno si scambiavano sguardi d'amore dal balcone e in questo modo alimentavano sempre più il loro sentimento. Sentimento però che era contrastato dai genitori, soprattutto dai genitori di lei, che le impedirono da quel momento in poi di vedere il giovane. E così questi due innamorati, che da sempre erano abituati a guardarsi dal balcone, non poterono più farlo. La ragazza, distrutta, non trovò altre soluzioni che quella di togliersi la vita. Ed è così che il giovane, distrutto dal dolore, decise di reagire scolpendo il volto della ragazza amata sul suo palazzo. E così, insomma, lo fece sia perché fosse un monito per i genitori di lei che avevano impedito in tutti i modi il loro sentimento, la loro storia d'amore così innocente, e sia perché, soprattutto perché lui potesse ancora continuare a nutrirsi dell'illusione di averla ancora lì di fronte agli occhi, a ricambiargli sguardi d'amore. E questa è una storia che riguarda appunto questo piccolo volto che si trova all'angolo di questo palazzo. Però ce n'è anche un'altra che è legata alla storia di Sigismondo Castromediano, archeologo, letterato e patriota salentino. E questo volto sarebbe infatti il volto della nonna di Castromediano, che il marito avrebbe fatto scolpire in seguito alla morte della donna. Di certo è molto più suggestiva la prima storia, anche perché diciamo che ci permette di fare anche un confronto con la storia che ben conosciamo di Romeo e Giulietta, e vediamo come appunto questa storia, che è una storia d'amore senza lieto fine, è possibile appunto vederla a Lecce semplicemente alzando gli occhi. E come tante altre storie è possibile conoscerla semplicemente lasciandosi conquistare dai vicoli e dai ghirigori del barocco leccese. Spero che questa breve storia non a tutti nota vi sia piaciuta e che vi abbia fatto venire anche voglia di visitare la mia città, che di bellezze ne ha veramente tante: l'Anfiteatro Romano, il Teatro Romano che ho già nominato, ma anche la Basilica di Santa Croce, Castello Carlo V e veramente tante altre. Nel frattempo però restate a casa, dedicatevi alle passioni che spesso la frenesia della vita quotidiana vi porta a trascurare. E grazie per essere arrivati alla fine di questo video. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Grazie.